Buongiorno a tutti, sono Barbara, arrivo da San Lorenzo al Mare, ho 42 anni, sono stata per 30 anni a San Lorenzo, adesso sono 12 anni che sono a Arezzo con le capre, ho fatto una scelta di vita. Domenica finalmente si inaugura il caseificio e la stalla, che era da anni che sognavo questo giorno, è arrivato, vi aspetto tutti alle 15:30 per una degustazione, ci saranno le autorità a tagliare il nastro, degustazione e un po' di musica. Se venite mi fa piacere, vi aspetto. Che in occasione dell'inaugurazione si potranno degustare le mozzarelle di capra che faccio solo per questa occasione perché è una lavorazione molto lunga e non si possono fare tutti i giorni, anche perché il minimo di lavorazione è 500 litri, quindi sarà solo per questa giornata. E poi ci sarà il budino di capra, anche questo una novità, alla vaniglia e al cioccolato che potremo gustare insieme. E poi a qualche giovane che vuole cominciare a fare questa attività, io lo sconsiglio vivamente perché è un lavoro durissimo e non c'è tregua, non c'è feste, non c'è niente, si lavora solo, cioè con gli animali mangiano tutti i giorni, si lavora tutto l'anno e tutti i giorni e poi adesso con la burocrazia che c'è è molto dura, cioè, bisognerebbe essere laureati, forse una laurea non basta neanche, forse neanche 10 perché ci andrebbe una commercialista per la stalla, una per il caseificio e forse anche un avvocato aziendale. La cosa veramente mi sta distruggendo, anche se ormai sono arrivata fino qua e voglio andare avanti sicuramente. Il grazie più grande lo devo dire ai miei clienti, che con loro, senza di loro avrei messo la retromarcia. Da quando ci sono i clienti che mi raggiungono tutti i mercati, arrivano anche da molto lontano, come arriveranno domenica, sto andando in quinta. Quindi un grazie ed esclusivamente a loro. Qua siamo nella stalla nuova, le capre sono arrivate adesso dal pascolo, queste adesso passano sopra la mungitura, la mungitrice, saranno munte, sono pronte per la mungitura, le mungiamo, poi passano dall'altra parte e vanno a riposare. Oltretutto oggi c'è stata una disavventura nel bosco, è arrivato il lupo e ci ha un po' scombussolato le capre, non siamo ancora sicuri che sia andato bene perché non le abbiamo ancora contate. Quando abbiamo finito di mungere le contiamo e speriamo non ci sia una sorpresa, perché ci sono questi lupi che è veramente un disastro. Abbiamo il capo.